Gianni Riotto, editorialista della Stampa, lei ha identificato nel nichilismo uno dei problemi che sta alla base anche della crisi che stiamo attraversando. Invece c'è qualcosa che risponde a questo nichilismo? Ma certamente il libro La bellezza disarmata è un tentativo di dire anche ai giovani ci sono dei valori e c'è soprattutto una ricerca verso la verità, non tanto dire questa è la verità, prendere o lasciare, se ti piace la prendi, se non ti piace la lasci, ma non rimanere prigioniero del deserto, mettiti in cammino e sforzati di cercare la verità dentro te stesso o nella tua comunità. Ma chi può far rinascere queste domande? Nei giovani, in noi? Io sai, sono abbastanza severo con i giovani, non mi piacciono quelli che dicono i genitori hanno messo i giovani in difficoltà. I giovani sono individui che sono in controllo della loro vita, sono certo in una situazione estremamente difficile, un momento estremamente difficile, ma altri momenti anche molto peggiori ci sono stati nella storia, quindi è bene che i giovani prendano il loro destino nelle proprie mani. E il tentativo che Don Carron fa è di dare la sua risposta e di fare la sua proposta, però certamente sia che i giovani l'accettino sia che non l'accettino, il problema centrale è non rimanete inerti, non fatevi schiacciare, non disperdetevi. Senta, il titolo, La bellezza disarmata, presuppone nel termine stesso bellezza un fascino, ma lei, c'è qualcosa che personalmente la affascina del libro e della proposta che Carron fa? E mi affascina il coraggio e l'ambizione di non arrendersi, di vedere che anche quando tutto è o sembra perduto, invece bisogna rimettersi all'opera, bisogna lavorare, bisogna andare con forza. Ecco, questo mi affascina tantissimo.